Siamo con Valeria Tarantola, una delle proprietarie dell'agriturismo La Galizia, sito in Cugiono. In Cugiono, sì. In Cugiono. Cugiono in realtà anche sul comune Robecchetto con Induno, siamo su entrambi. Ok, l'ubicazione un po' sul confine tra i due comuni. Io che arrivo da Milano, perché devo venire in Galizia? Visto che anche tu ci hai messo il cuore, l'hai costruita, l'hai amata e l'hai rinnovata in tutto. Io credo che noi ci siamo innamorati di Cascina Galizia per la sua bellezza e per la particolarità del luogo in cui si trova. Io quindi credo che gli ospiti di Cascina Galizia abbiano un buon motivo per venire appunto da noi, proprio per godere dell'ambiente in cui questa piccola perla è collocata, oltre che per godere della nostra cucina. Noi siamo un agriturismo significa che c'è un'attività turistica supportata da una grande attività agricola, quindi noi abbiamo altre due cascine in cui facciamo l'attività agricola e quello che da noi si mangia è il prodotto derivato dalle fatiche della nostra terra e del nostro allevamento. Quindi credo che appunto, oltre che per ammirare un luogo che è davvero, io ritengo, unico, e anche per poter appunto gustare i prodotti che sono davvero a chilometri zero e di filiera certa e corta. Anche. La Galizia era una cascina totalmente abbandonata, sì. E ha iniziato la sua ristrutturazione nel 2010. Perché hai scelto il cuore e come e cosa hai costruito qui? Allora, come dicevo prima, è partito tutto un innamoramento. Cascina Galizia è visibile dall'alto ed era un bellissimo rudero. Noi siamo una grande famiglia e questa famiglia ha pensato di voler investire su questo piccolo gioiello che, come dicevo, era un rudere, e per cui ha investito sulla ristrutturazione di questa cascina. Personalmente io sono intervenuta, io e mia sorella, che è l'imprenditore agricolo, abbiamo proprio lavorato con le mani su questa cascina per riportarla comunque a una possibile fruizione. Era un bellissimo rudere, però completamente abbandonato ormai da oltre 40 anni, anzi quasi 50 anni, dopo che ne è stata cava e comunque abbandonato a se stesso. E da questo ci abbiamo creduto, abbiamo investito davvero tanto, ma non solo diciamo come investimento economico, ma soprattutto come investimento personale di energia, credendo molto in questa cosa e sperando che possa essere capito e compreso. Come ti raggiungiamo? Allora, Cascina Galizia è veramente, pur essendo in un luogo unico e apparentemente fuori dal mondo, è raggiungibile in maniera molto semplice da tutte le infrastrutture stradali. Noi siamo praticamente sulla strada che collega Malpensa a Magenta, quindi sulla superstrada, siamo raggiungibili da Milano anche dall'autostrada Milano-Torino, e si arriva al centro di Milano in neanche 30 minuti, in 20 minuti si raggiunge Sempione se non ci sono traffico. Maggiori informazioni da dove vengono? Maggiori informazioni, sito internet. Allora, noi abbiamo lavorato molto sul sito internet, per cui abbiamo molti contatti attraverso il sito internet, facciamo parte di alcune associazioni, quindi Terra Nostra, che comunque siamo pubblicizzati, del 100 cascine, che racchiude appunto 100 cascine un po' di eccellenza, piuttosto che siamo anche su portali di vendita di camere tipo Booking eccetera, proprio per poter aumentare la visibilità, perché appunto Cascina Galizia non è su una strada, non è visibile se non dall'alzata del Naviglio Grande, e quindi ha bisogno di portare, diciamo, visibilità anche attraverso questi canali, molto anche dal passaparola, perché comunque cominciamo a avere, abbiamo aperto 2 anni fa, clienti comunque fidelizzati che ritornano, che ci scelgono sia per quanto riguarda la ristorazione sia per quanto riguarda le camere, perché comunque Cascina Galizia ha al suo interno sia le attività appunto di ristorazione che quella di accoglienza, oltre che l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli e di prodotti agricoli del territorio. E noi si fanno anche degli ottimi gelati, per cui spesso la domenica abbiamo, quando specialmente il tempo è bello, tantissimi ospiti che vengono appunto almeno assaggiare qualcosa della Galizia. Grazie. Grazie a te.